Di più e meglio, e per di più senza pietà, cresci, vendicalo, perché sei suo figlio, non essere timido come un coniglio, datti alla macchia, lascia la casa e lascia casa e città, cresci, ti aspettano un valente schioppo, il cervone e lo zaino, una giacca nuova, con lacci d'oro come si sa, io vorrei vivere, a te di qui, o mio Colombo, finché farei quello che io ti canto. E poi vorrei morire, felicità. E la conferma di quello che dicevamo, la mamma che attende la gloria del figlio vuole essere partecipe e vuole prepararla, non potendo, ecco, essere direttamente protagonista di questo processo. Però con le brigate si accade qualcosa di nuovo, questa è la tradizione. E cioè, le brigate adesso sono le mamme che vanno a combattere. Prendete conto della novità questa, non soltanto all'interno della storia civile dell'Europa, ma all'interno della storia dei contadini. Quelle mamme che prima dicevano al figlio, tu devi fare questo, adesso è la mamma che combatte, lei stessa è il protagonista del suo figlio. Anche questo è un grande cambiamento, mentre prima la donna investiva sul figlio brigante e preparava il futuro di brigantesco. Adesso la donna stessa, ecco, prende le mani il suo destino e fa quello che prima, che la donna tradizionale, che era presa, lucana, napoletana, voleva fare. E un'altra cosa che concludo. Le femministe c'entrano di tutto questo? No, non c'entrano, nel modo più assoluto. Per certi aspetti questa è la negazione del femminismo. Perché? Perché le donne...